Miau miau ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Allora, questo video parte un attimo in maniera particolare perché non era così che l'avevo registrato e la prima parte del video è andata a quel paese per colpa del computer del mio ragazzo. Quindi l'introduzione la facciamo qua così vi spiego un attimo cosa andrete a vedere e perché e poi passeremo alla schermata successiva dove effettivamente vi farò vedere questo nuovo tutorial. Con oggi iniziamo veramente a parlare di come fare i nostri cosplay. Questo è un attimo un video introduttivo su come disegnare le nostre armature, le nostre armi sul computer. Vi do un attimo qualche suggerimento sul programma da usare, cosa fare e soprattutto poi come andare a stamparlo in maniera corretta in modo tale che non si vada a perdere le misure effettive della nostra arma. Questo vi permette di fare cose proporzionate dell'altezza corretta e soprattutto misurate, simmetriche, fatte bene, perché se le fate a mano rischiate appunto di avere degli sbilanciamenti o comunque in caso di archi o cose simmetriche, speculari, rischiate di farli storti come mi è capitato una volta con un arco e quindi vi consiglio appunto di fare così. Questo è il disegno del mio arco di Kindred che ho portato due giorni fa alla Torino Comics e da ora in poi praticamente mi seguirete passo passo con i cosplay che porterò più avanti perché appunto andremo a farli insieme il più possibile. Praticamente cosa faremo? Ogni volta che io farò un cosplay nuovo o comunque una parte di un cosplay parleremo prima del materiale, come è fatto quel materiale, perché lo usiamo, come lo usiamo, tutto quello che ci sta intorno e poi vi farò vedere brevemente in uno o due video come possiamo utilizzare quel specifico materiale e come fare ad utilizzarlo. Ebbene, con oggi si inizia ragazzi, vi lascio al video e buon tutorial ragazzi. E quindi ho deciso che per i miei prossimi cosplay sostanzialmente li faremo insieme. Alcuni di questi verranno fatti appunto attraverso i video, così che avrò modo di spiegarvi bene quello che dovete fare e magari, non so, provare qualche materiale insieme a voi e dirvi un po' quali sono le mie impressioni e come li lavoro. Allora, come potete vedere, oggi farò l'arco del mio prossimo cosplay, che è Kindred da League of Legends. Allora, se voi cercate su internet, tante volte potete trovare benissimo già i disegni già fatti delle armi, ma io preferisco di solito disegnarle da me, così capisco bene cosa devo andare a fare, quali saranno i miei problemi, e preferisco appunto perché così riesco ad adattare le proporzioni dell'arma a me. Allora, prima di tutto cosa dobbiamo fare? Scegliamo la nostra immagine di riferimento. Io ho preso quest'arco che mi piace particolarmente per la forma che ha e ho deciso appunto di usarlo come base per il mio arco. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo usare Illustrator, è un programma di Adobe e ragazzi è il programma che io uso ed è il migliore per appunto creare questi nostri pattern, perché ci permette appunto di ingrandire, ridurre l'immagine in base alle nostre proporzioni senza andare poi a creare dei problemi per quanto riguarda i pixel e quindi è veramente ottimale. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente prendiamo la nostra immagine di riferimento, non importa se è minuscola o se è gigantesca, tanto basta che voi zoomate, per le proporzioni ci penseremo dopo. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente prendiamo il nostro caro strumento pennino e tracciamo tutti i contorni. Nel caso in cui alcuni contorni, come vedete qua, non ci siano, sinceramente inventateli voi secondo come. Se cercate di seguire le linee, non importa se sbagliate di mezzo millimetro una punta, l'importante è che sia coerente con l'arma stessa e con il personaggio. Nel caso degli archi, io di solito disegno solo metà arco perché appunto il 90% delle volte è speculare, perché sennò faticherebbe a mantenere la posizione, e quindi disegno metà arco e lo replico poi dall'altra parte, copiandolo pari pari. Una cosa importante ragazzi a tener conto sono i decori. Prima cosa che dobbiamo fare è assolutamente tracciare tutto il contorno del nostro arco, poi andremo a tracciare tutti quelli che sono i decori più importanti oppure le parti che sono sovrapposte. Iniziamo semplicemente quindi a tracciare il nostro contorno.
Eccoci qua, praticamente adesso abbiamo tracciato tutto il contorno di metà del nostro arco. Adesso semplicemente copiamo e incolliamo di nuovo la nostra parte di arco e non facciamo altro che rivoltarlo. E andiamo ad unirli esattamente al centro. Esatto, ecco che abbiamo il nostro arco. Ok, una volta tracciato il contorno del nostro arco, cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere quelle che sono le decorazioni fondamentali dell'arco che noi riteniamo dover prendere e riportare al disegno sul nostro arco per poterlo fare al meglio. Semplicemente riprendiamo la nostra pennina e con molta pazienza andiamo dietro a tutte le decorazioni. Cosa andiamo a fare adesso? Dobbiamo semplicemente riflettere dall'altro lato il pezzo di arco che noi siamo andati a fare e creare l'anello di congiunzione tra le due parti. Non era propriamente allineato perfettamente, quindi dobbiamo capire bene dove far arrivare i nostri pezzi. Decidiamo di farli arrivare più o meno qua simmetricamente. Ok, creiamo prima un cerchio. Ok, e lo posizioniamo al centro del nostro disegno. Ok, decidiamo di far partire da qua il nostro archetto. Semplicemente copiamo e incolliamo come abbiamo fatto con l'arco. Eccoci qua, il nostro arco è praticamente pronto. Ok, possiamo eliminare il disegno di base e ci siamo. Cosa facciamo ora? Ops. Ah! Dimentico sempre i comandi. Raggruppiamo in modo tale che, anche se sono tutti pezzi divisi, ogni volta che noi li andremo a muovere si muoveranno tutti insieme. Cosa facciamo ora? Sto al computer di Lapo e ha una tastiera talmente di merda che ha una tastiera che ha i comandi diversi da quelli che sono segnati effettivamente, quindi io sto impazzendo a capire dove sono i comandi normali e non riesco a capirlo. Maledetto Lapo. Allora, ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente apriamo un file dove diamo le misure effettive di quelli che vogliamo sia il nostro arco. Allora, prendiamo che la larghezza del nostro arco dovrà essere di 1,20 m. Decidiamo quindi di fare un foglio almeno largo di 1 m. La lunghezza del nostro arco deve essere di 1,20 m almeno. Quindi facciamo che il nostro foglio lo facciamo di 1,40 m. L'altezza dipende sempre un po' da che tipo di arma noi stiamo facendo. Teniamo comunque un 60 cm. Ok, perfetto. Facciamo che copiamo il nostro arco nel nuovo documento. Mostriamo i righelli e quindi diciamo, abbiamo detto che il nostro foglio è di 1,40 m, noi lo vogliamo di 1,20 m, quindi teniamo 10 cm per lato tramite i nostri righelli. E come facciamo? Semplicemente ingrandiamo in maniera proporzionale il nostro arco e voilà! Abbiamo il nostro arco a misura completa, perfetta per noi. Come facciamo a scegliere di solito le misure
Allora, per gli archi potete sceglierlo abbastanza arbitrariamente perché non è necessario appunto che siano precisissimi al millimetro, perché di solito nei disegni gli archi tendono ad essere un attimino più esagerati. Per le varie armi invece basta che noi guardiamo dove arrivano, nel senso ci sono alcuni, tipo i fucili, danno delle lunghezze abbastanza precise. Voi potete guardare la misura del vostro braccio, da dove parte, dalla punta del dito alla punta del gomito, e vedere a cosa corrisponde dell'arma nel disegno. E da lì fare una proporzione in modo tale che la stessa quantità di arma nella lunghezza del braccio del vostro personaggio sia equiparabile alla vostra. È una cosa abbastanza semplice, ci impiegate 2 minuti ed è perfetto. Allora, semplicemente adesso cosa andiamo a fare? Per poi effettivamente stampare il nostro disegno. Andiamo ad aumentare la traccia in modo tale che sia effettivamente visibile anche a noi poi quando andremo a stamparla, e la salviamo, salviamo il file in PDF. Allora, quando abbiamo il nostro file in PDF, semplicemente come facciamo? Acrobat Reader, perfetto. Apriamo il nostro file. Allora, cosa facciamo quando abbiamo il nostro file in PDF? Semplicemente è una cosa semplicissima. Andiamo a stamparlo, proprio per stamparlo semplicemente andiamo nella nostra schermata di stampa. Selezioniamo dimensioni effettive e pagine multiple. No. Allora, spuntiamo dimensioni effettive e lo stampiamo come se fosse un poster. Mi raccomando ragazzi di selezionare poster. Cosa succederà? Semplicemente vi verranno stampati molti fogli che poi voi dovete semplicemente attaccare insieme con dello scotch di carta o dello scotch normale, e andrete poi a puntellarlo nei vari materiali o a replicare la sagoma in base a dove poi voi dovete replicarlo. Questo è il modo più semplice in cui potete stampare, che non avete necessità di un plotter, ma se l'avete meglio per voi perché vi stampa un pezzo unico, non dovete stare a ritagliare 1000 pezzettini. Però se non avete plotter, se ne siete a posto, non avete niente di questo, fate così e avrete tutto a posto. Allora, parliamo un attimo dei vari casi delle armi. Ci possono essere diversi casi in cui voi potete trovare armi. Allora, se vi servono più copie delle armi, stampate un foglio unico, piazzatele lì e via. Tanto le armi... Allora, più che altro questo era un test di dimensione dell'immagine. Io non sapevo bene, non avevo riferimenti sulla misurazione dell'arma, quindi semplicemente... Ok. Allora, cosa può accadere quando poi voi andate a fare un'arma e non sapete esattamente le misure effettive o potete incorrere in altri problemi? Allora, in questo caso io ho fatto un test di stampa con 3 diverse dimensioni per capire poi effettivamente al cliente come sarebbe stata meglio addosso l'arma. Io avevo la possibilità appunto di guardare effettivamente, di vedermi la persona a cui poi dovevo fare l'arma, e quindi ho stampato 3 diverse proporzioni e poi abbiamo deciso insieme quale poteva andare meglio per la persona. Come vi dicevo appunto, ci sono, in questo caso, in questo arco ci sono stati alcuni vari problemi di sovrapposizione di livelli. In questo caso abbiamo semplicemente stampato più copie dell'arco in modo tale che ritagliando appunto in diversi modi i vari pezzi si potevano arrivare a queste sovrapposizioni. Io vi sconsiglio di fare in questo modo perché appunto non si capisce bene quali piani appartengono al piano base e alle decorazioni, e quindi si è creato un mezzo macello. Vi consiglio quindi di fare come nel caso di quest'arco, che si sono stati messi i decori in un altro colore mentre la base è rimasta nera,
Oppure ancora meglio in questo caso, dove sono stati apposti appunto tre colori diversi in base a tre piani di decorazione. La base è appunto nera, il decoro inframmezzato l'ho messo blu e il decoro superiore è diventato rosso. Questo vi può veramente aiutare poi per capire come ritagliare bene il vostro oggetto e anche capire qual è effettivamente la struttura di base che voi dovete fare e le decorazioni che poi vanno apposte sopra. Un'altra cosa che potete fare appunto è sezionare l'arma. Quando avete veramente troppi decori che non capite più effettivamente qual è la base dell'arma, potete fare in questo modo. Prendete, staccate ogni singolo decoro che va applicato sull'arma e stampatelo. Io vi consiglio, così non dovete stampare più copie dell'arma come in questo caso, che, e anche in questo che ne vanno stampate tre di copie perché appunto dovrete poi ritagliare i vari pezzi sovrapposti. Ma facendo in questo modo potete stampare una sola copia perché appunto i decori sono stati staccati da quello che è la base dell'arma. In questo caso faticherete un po' di più a capire effettivamente dove vanno applicati i decori, perché essendo appunto stati staccati è un attimino più complicato risalire all'origine della posizione. Allora, per questo video è praticamente tutto. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche richiesta, scrivetemelo qua sotto nei commenti o mandatemi un messaggio alla pagina. Ci vediamo al prossimo video, dove effettivamente inizieremo a parlare dei materiali con cui costruirò il mio arco di Kindred e vi farò vedere un video in cui poi andrò a crearlo. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video.